non c'entra di... proprio con l'amore perché fra poi devo uomo dare e donna, la voce... ma per esempio mio nonno e mia nonna. Mia nonna ti abbracciava, mio nonno era più distaccato, però poi ti abbracciava e quando ti staccavi ti accorgevi che aveva le lacrime agli occhi, però non te lo diceva. Ma lo manifestava, sì, lacrime, abbraccio. Sì. Ma c'è chi non manifesta proprio niente, sì. Lascia stare. Le mie esperienze della mia vita, credo che l'amore è impossibile esprimerlo. C'è un autore che io conosco e apprezzo moltissimo, è Giuseppe Conte. Anche io, lo conosco anche io. Una poesia bellissima, Vieni, vieni, amore mio, ecco, in cui lui dice, lui esprime, dice che l'amore è impossibile raggiungere, perché non si può trasmettere, non si può comunicare, non può esserci una comunione d'anime. Forse, ecco, allora, ecco, questa è la sua visione. La sofferenza, no, il punto d'arrivo è un momento è di crescita, secondo me. Comunque l'amore è vero che fa sempre soffrire, perché in realtà applica in un corpo finito una tensione e una passione infinita, quindi comunque ci fa soffrire, è anche vero. Ma è anche vero che vorrei mettere per una volta l'accento su coloro i quali forse hanno il cuore arido, per una volta. Accettiamo anche che c'è questa possibilità. Che c'è questa possibilità. Poi avranno loro motivi per cui sono diventati aridi, però chi ci si imbatte di solito ne patisce. Scarcelli, perché siamo quasi fuori tempo. Eccolo. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. Lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto. Lontano nel mondo, una sera sarai con un altro e ad un tratto chissà come e perché ti troverai a parlargli di me. Di un amore ormai troppo lontano. Bravo. Qui ci sono dei passaggi in questa canzone che in realtà sono parole a lirica, no? Sì. Non si sa come, non si sa quando, improvvisamente ti troverai a parlare di me. Perché si è inserito quella componente che ha amato, quella persona mai persa, si è inserita nella personalità e si manifesta. È come un ritrovarsi, no? E ci sono anche nelle canzoni napoletane questo ritorno, no? Quando improvvisamente, no, ti viene da parlare di me. No? Reginella. Sì. Soprattutto un pensiero, Gabriele, che secondo me nel momento in cui arriva il momento della dipartita, gli amori veri, quelli che sono stati amori veri, è come se in quel momento fossero tutti, le immagini tornano tutte in mente, magari per quei 10 secondi, ma e sentirai che quello è stato tu l'amore dici, vero. Quando passiamo a un'altra cosa. In quel momento li porti con te, ne sono certo.
Sì, certo, sì, è una mia impressione. Può darsi che vengano in mente, riaffiorano, Enrico, beh, sì, ci accompagnano, che, sì, ci accompagnano verso una dolce morte. Sì. Dicevi più di un'opinione? Sì, perché ci sono degli studi scientifici proprio sulle persone che sono andate in coma e che hanno vissuto queste esperienze di premorte. In inglese si chiamano near death experiences, vicine alla morte, quindi stavano per morire e poi sono tornate, quindi hanno vissuto questa esperienza e in effetti molte di queste persone, quasi tutte, raccontano proprio che la loro vita gli è passata avanti come un film, velocissima, e in quei momenti fai un bilancio proprio sui sentimenti e sulle relazioni, non fai un bilancio sui 100 milioni di dollari, certo, che hai guadagnato. Certo. Quando te ne vai all'altro mondo, tutti i soldi che hai, tutti i terreni, tutti i beni materiali non hanno più valore, mentre invece i sentimenti e le relazioni che hai avuto con gli altri, quelli sì, e è lì che fai il bilancio della tua vita. Questa la dice lunga su molte tradizioni che riguardano, come dire, il dopo, ammettendo che poi ci sia un dopo, ma nel senso come noi lo intendiamo. Io personalmente ho grande speranza, parlo come Jung, ho grande speranza che il dopo esista. Il punto fondamentale è che poi variano secondo delle sensibilità, ma certamente tutte coincidono su una cosa. Tutti gli orpelli che abbiamo qui e che tanto ricerchiamo, ma anche giustamente per vivere meglio, ma quegli orpelli poi alla fine non servono più a niente. Lì non servono più a niente. Nel mondo egizio il cuore del defunto veniva giudicato in base alle emozioni e alle passioni che aveva avuto. Meno emozioni, meno passioni, qualunque fossero, meno passioni viene giudicato negativamente, diciamo. Si avvicinava molto di più al mondo divino quando aveva avuto in grande intensità. E questo però dimostra tante cose. Allora, abbiamo ancora il cinema, non mi pare, sì, vero? Il cinema. Tenendo conto che il nostro Alessandro Calabrò, certo, con inaudito gaudio da finalmente parte della direzione. È stato più forte di me. Tu l'anticipi? Tu l'anticiperai? Che cosa? No, sulla dipartita. Ho anticipato, infatti. No, l'anticiperai nell'andata. Allora, il nostro Calabrone finalmente finisce il contratto. Quindi noi ci avvantaggiamo. Perché? Perché lui rimarrà nelle segrete della RAI in questi giorni, 20-30 giorni di interruzione del contratto, a studiare quello che devi portare. Benissimo. Quindi da questo momento tu. Se vuoi ti posso portare anche il sorcio qui, che ti benissimo può fare compagnia. Va bene? Benissimo. È troppo piccola la stanza al piano meno 15 della RAI, quello negli inferi. Tu che c'entra? Tu devi fare da Zerbino. Grazie. Allora, il film. Il film è un capolavoro, è Casablanca del 1942, no, di Michael Curtiz, no, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. No. Casablanca è un passaggio obbligato per chi fugge dall'Europa e qui l'americano Rick gestisce un locale notturno ed è proprio da Rick che arrivano il patriota Laszlo e sua moglie Ilse, vecchio amore di Rick a Parigi. Qui rinasce l'amore tra i due, ma Rick ha ottenuto i due visti d'uscita, convince Ilse a raggiungere l'America con il marito perché l'uomo possa continuare a combattere per la libertà. Vediamolo insieme. Mamma mia, questo è immortale, eh? Immortale, immortale. Ma non volete dirmi nulla di voi? Cosa facevate? Cosa pensavate? Non si fanno domande. Alla vostra salute, bambina. Franco per i vostri pensieri. In America mi darebbero solo un soldo. E i miei pensieri non valgono di più. Beh, ma io sono molto prodiga. Dunque? Ecco, io mi chiedevo... Cosa? Perché sono così felice, perché vi trovo qui ad aspettare proprio me. Perché non c'è un altro uomo nella mia vita. È semplice. Ce n'era uno. Ma è morto. Mi piace, non farò domande. Dimentico sempre i nostri patti.
Ecco, c'è solo una risposta a tutte le vostre domande. Questo è un film atto all'educazione di sentimenti, veramente, come a dire, esattamente l'opposto di quello che ho detto prima, lasciatevi andare comunque, nessun amore è mai sprecato. Dico esattamente l'antitesi di quello che ho detto prima, perché l'amore su questi ambiti si scivola continuamente. Vorrei prenderne vari pezzi appena torni, quando ci approfondiremo. Volentieri. Sull'amore vediamo i vari pezzi. Beh, cioè, sì. Prendiamo il 5-6. Quando lui chiede all'amico nero suonargli l'ultimo pezzo, il famoso pezzo. No, inizia, comincia così. Non ti avevo detto di non suonarla mai più. Suonare, sì, esatto.